2.700.000 euro, quindi queste già sono piccole, come dire, sono tutte piccole mollichine che però poi vanno, no? L'altro danno, e questo è sempre per l'erario, per il fisco, è, sembra una stupidaggine, ma le scommesse. Allora, il giro delle scommesse chiaramente è enorme. Ora, è chiaro che lo scommettitore incallito continua a scommettere, no? Cioè, quelli che scommetterà su Finlandia, Moldavia, appunto, è quello nostro amico, cioè, però ho fatto anche più, un bimbo, durante l'Europeo, quindi stiamo parlando dell'Europeo, almeno il Mondiale, l'Italia ha avuto 14 milioni di giocate solo sull'Italia rispetto a un totale di 41, quindi come dire, sono soldi. Da questo qui sono soldi chiaramente che l'erario non prende perché su ogni scommessa prendono soldi. E infatti noi dell'ANSA stiamo per dare oggi un pezzo sulle scommesse particolari che gli operatori stanno studiando per attirare lo scommettitore medio, non il fissato, l'incallito. E sono tutte scommesse parametrate sui giocatori che militano nel campionato di Serie A per poter ricreare una situazione in qualche modo italiana anche al mondiale. Per esempio, una scommessa che Snai ha studiato è quella di rigiocare Juve Real Madrid al mondiale. Sì, appunto, sapete anche la fantasia. Poi però ci sono un altro danno, io dico per noi purtroppo per questo settore, è quello dell'editoria, perché già un'editoria che vende pochi giornali, anzi vende pochissimi giornali, ci sono pochissimi avvenimenti che riescono, come dire, a invertire questo trend, penso, può essere l'11 settembre, purtroppo, può essere magari anche durante questa crisi di governo, magari è stata una leggera crescita, almeno non dico io un pareggio, che comunque è sempre accettabile. Però appunto alcuni dati, parlo sempre della Gazzetta dello Sport perché il collega Guido Lombardo non me ne voglia, ma è concorrente di Guido, però insomma. Anche se il record di vendita mondiale del Corriere dello Sport, Sì, il giorno, però io edizione straordinaria della vittoria dell'Italia siccome sono nel da DCS, parlo della Gazzetta dello Sport, no? Cioè, come dire, tengo famiglia e quindi cioè, addirittura sì, 1,5 milioni, 1 milione di copie a seconda delle varie partite e 1,5 milioni pare per la partita con la Germania. Quando la Gazzetta è un giornale che di media credo venda 150.000 copie, Quindi chiarano due venti. no? Dichiamo 2 venti, lasciamo vendere 2 venti, ok, però insomma, non ci vedo mai. Però, questi qui sono un po' i dati. Oh, poi invece c'è un dato un po' più complessivo, quello che si diceva prima, che assolutamente non è quantificabile, diciamo, è il dato dell'euforia. Qualcuno ci ha provato a fare questi, a quantificare cosa è successo negli anni in cui, specie quando l'Italia ha vinto il mondiale. Ci sono dei dati Istat elaborati, insomma, sul Forte, se non vado a stare tanto lungo, che dopo il 2007, dopo, quindi dopo il Mondiale del 2006, la crescita era del 4,1 in Italia, c'è stato un boom con il numero dei soppari 110%. E poi non solo, ma questa vittoria dell'Italia, secondo questo, sempre appunto dati molto, però insomma, ha portato un aumento dei made in Italy verso l'estero per l'esportazione del 10%.